Prego. Questa sicuramente non sarà soddisfatto del risultato, ma nel suo volto dice tutto. Che cosa non ha funzionato stasera nella sua squadra e se si aspettava questa carenza? Ma non sono contento dell'atteggiamento che a tratti ha avuto la squadra, cioè sapevamo che saremmo andati incontro a una battaglia, l'avevo detto anche prima nel pre-gara, nell'analisi pre-partita. Non siamo stati bravissimi in alcune situazioni a essere cattivi, a essere pratici. In questo la Paganese si è adattata più di noi, ciò non toglie che le nostre ottime occasioni da gol le abbiamo avute, non siamo stati in grado di capitalizzarle perché avevamo avuto anche l'opportunità, la capacità di recuperare subito il risultato, quindi di poter anche ripartire come se nulla fosse accaduto. Il gol alla fine del primo tempo sicuramente insomma, potevamo essere un pochettino più bravi, però oggi dovevi essere non bellino, dovevi portare a casa un risultato positivo sapendo che sarebbe stata una partita sporca, una partita fisica, una partita dove la praticità doveva essere la parola chiave e non sempre siamo stati in grado di farlo. Quando parla di praticità si riferisce anche al fatto che la squadra di Giorgio Fenta ha cercato sempre di fraseggiare nonostante le condizioni del campo come permettesse. Sì, la praticità è questo. La praticità è riuscire a capire che certe cose non le puoi fare perché non ti viene permesso dalle condizioni atmosferiche, dall'avversario, da tutto quello, e ti devi adeguare. E non ci siamo adeguati sempre con tutti gli elementi e questo purtroppo è stato penalizzante. Poche volte sugli scarichi all'inizio della partita siamo andati a verticalizzare, ma non perché dovevi per forza verticalizzare, ma perché non ti permetteva di fare un giro palla, non ti permetteva di fare un cambio gioco pulito. Quindi ti dovevi adeguare e nell'adeguarci non sempre siamo stati superiori ai nostri avversari. Mi sembra che cioè, forse non dipende anche dalle caratteristiche di una squadra, anche dai concetti che lei ha dato, non 4-3-1 perché la squadra è comunque gioca bene, ma abbiamo visto anche col tanto, no? Ci sono dei concetti, ci sono delle caratteristiche anche dei giocatori che forse impediscono appunto questa metamorfosi durante una partita di poter magari puntare su un tipo di gioco diverso su questo campo. E poi quanto magari influisce, cioè i numeri per esempio dicono che io sto in casa, Paolino esaltante e fuori magari. Forse ultimamente stavo facendo un po' più fatica, pur avendo poi un'identità. Forse se calza la calza l'hanno in casuale, magari, questi risultati da sempre, magari ecco anche fuori casa riuscire a fare qualche risultato in più. Prego. A noi fuori casa ci è mancata soprattutto la concretezza nel finalizzare le occasioni da gol create, perché andare a Torre del Greco ed avere quattro palle gol pulite nel primo tempo, andare a Catanzaro ed averne cinque nell'arco della partita, venire qua e comunque con le condizioni che sicuramente non ci hanno agevolato, le condizioni atmosferiche del campo, e creare comunque pulite, io penso, ne voglio ricordare solamente due pulite, 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 quella di Panico che ci poteva portare in vantaggio e quella di Caldore che poteva riportare, nel secondo tempo poteva riportare la gara sul 2-2, non concedendo, perché poi dopo il giochino è sempre quante occasioni crei in rapporto a quante ne concedi, non concedendo grosse occasioni da gol alla Paganese. Hai il rammarico di non capitalizzare le occasioni che crei anche fuori casa. Il perché non lo so, sicuramente sarei più preoccupato se fuori casa non riuscissimo a creare quello che stiamo creando. Però oggi, al di là di quello che proviamo durante la settimana, al di là delle caratteristiche dei giocatori, il calcio è uno sport dove una delle principali capacità è quella di adattarsi, perché ci sono degli eventi durante la gara che non sono sempre prevedibili, sempre allenabili, quindi
la capacità delle squadre, di quelle che poi dopo stanno sempre lassù, sono quelle di adattarsi e nell'adattamento riuscire a portare a casa poi dopo sempre la pagnotta, sempre il risultato. E noi in questo oggi purtroppo non siamo stati bravi. Allora, che poi chiedevamo prima al direttore, cioè comunque il cambiare la squadra in linea con gli obiettivi, diciamo, quello di poter entrare magari nei playoff, non nelle posizioni principali, cioè quindi da questo punto di vista il cammino, no, voglio dire, può essere Sì, accettabile. ma non è quello. Io parlo di un percorso di crescita del gruppo, perché questo è un gruppo che durante la settimana lavora sempre benissimo, cioè non gli si può rimproverare oggi. Allora, non vorrei essere frainteso, cioè non è che oggi posso rimproverare alla squadra qualcosa dal punto di vista dell'impegno, della corsa, del provarci fino alla fine, assolutamente no. Mi sento di rimproverare in qualche frangente il non aver capito che non si poteva giocare, che doveva andare a lavorare sulle seconde palle, che doveva andare a lavorare con un pochettino più di pressione su certi giocatori avversari per non perdere campo, che poi ovviamente uno dovesse vincere qualche duello individuale in uno contro uno e non sempre questo per le condizioni, per quello che è, non siamo stati in grado di farlo. Però no, non è un rimprovero alla squadra che andrebbero, passatemi termine, tutti massacrati perché hanno fatto male. No, è stata una partita, ce la siamo giocata, ce la siamo battagliata fino alla fine. Il rammarico grosso sono le occasioni che abbiamo avuto sullo 0-0 e l'occasione che abbiamo avuto sul 2-1 che poteva portarci in vantaggio o rimettere in equilibrio la partita. Tutto lì. Mister, dagli spatti l'impressione è stata che forse la Valencia l'ha vinta perché ha avuto in campo, aveva quella necessità di dover fare punti forse maggiori rispetto all'avversario, perché comunque arrivava da quattro sconfitte consecutive, invece la sua squadra arriva da un momento piuttosto positivo, e dagli spatti appunto sembrava che la Valencia in quei duelli individuali, che forse l'avversario ne ha perso qualcuno in più, ha avuto quella malizia che gli ha permesso di portare a casa il risultato. Dalla panchina, dal campo, anche lei ha avuto questo sentore. Ma è un pochettino, si riallaccia un pochettino a quello che ti ho detto prima, cioè certi duelli non li potevi fare perché le condizioni del campo non te lo permettevano. Ci sarebbe piaciuto andare a provare dei duelli individuali nell'uno contro uno, nell'andare a puntare, nel ricevere palla tra le linee, non era possibile, quindi dovevi andare a vincere dei duelli individuali sulle seconde palle, su un attacco alla profondità, su una palla respinta male, su un contrasto vinto in mezzo al campo, e questo non sempre siamo stati in grado di farlo. Grazie. Grazie, grazie.